giorno, oggi vedremo assieme come si consegna un compito su Classroom. Per prima cosa bisogna accedere a Classroom. Quindi selezionare i compiti da fare ed individuare eventuali compiti, in questo caso questo. L'insegnante avrà inserito un titolo e eventualmente una spiegazione, un dettaglio su cosa lo studente deve fare, e per eseguire correttamente il compito abbiamo varie possibilità. In particolare possiamo aggiungere o creare dei file. Ci sono, come vedete, varie modalità. Possono creare dei nuovi documenti o delle presentazioni, dei fogli da Google Drive, oppure allegare un file già creato. Come in questo caso, se clicco su Google Drive, è possibile allegare uno schema che avevo precedentemente creato. Ecco che, come vedete, è stato inserito in alto. È possibile, cliccando, controllare che abbiate inserito il lavoro corretto. In questo caso è quello che avevo giustamente voluto allegare. Oppure posso allegare un file presente sul mio computer o sul telefono o sul tablet. Quindi vado a cercare all'interno del mio dispositivo l'immagine, magari una fotografia oppure un file presente sul computer. Bisogna attendere che carichi e anche in questo caso l'immagine viene caricata sul compito. Possiamo controllare. E l'immagine è proprio quella che avevo selezionato. L'ultima possibilità è quella di allegare un link. Questa modalità è utilizzabile se, per esempio, si crea un documento utilizzando Canva. Nel caso di errore, se ti carica un file sbagliato, è possibile eliminare il file caricato. È inoltre possibile aggiungere un commento. Salve, prof, le allego il compito. A questo punto, cliccando su consegna, il compito sarà consegnato all'insegnante. In caso di errore è sempre possibile ritirare la consegna e aggiungere nuovi file o modificare quello già allegato. Clicco nuovamente su consegna per consegnare definitivamente il compito al professore. Spero che la spiegazione sia stata chiara. Grazie, ciao!